oggi Giardini Margherita di Piacenza invasi dai ragazzi del Grest. Come sta andando? Perché avete organizzato questa iniziativa? No, il Grest sta andando molto bene, molto bene. Vedere che il comune ci ha dato questa opportunità, questa grazia di usufruire di questo giardino bellissimo per 2 settimane. Quindi dal 22 che abbiamo iniziato centro estivo fino al 3 luglio. Noi abbiamo i ragazzi nostri, quindi la nostra comunità pastorale, che una volta si chiamava l'unità pastorale numero uno, quindi le parrocchie abbiamo qui, quindi Cattedrale, San Savino, Sant'Anna, San Paolo, e abbiamo anche San Antonino, siamo qui. Però oggi è una giornata un po' speciale perché abbiamo invitato anche i ragazzi di Corpus Domini. Perché? Perché ogni anno quando facciamo il Grest abbiamo una giornata dedicata al Grest insieme, dove tutti i Grest della provincia, della nostra diocesi, i bambini vengono, scegliamo un posto dove si va, abbiamo 800, capita 1000 ragazzi, è bello vivere insieme, tutto questo è lo stesso ideale, il Grest insieme, essere insieme. Però quest'anno ci sono delle parrocchie che non hanno le strutture, le disponibilità, non hanno fatto i Grest. Anche non potevamo fare un Grest di 800, Grest insieme con 800 bambini. Però io personalmente ho detto, non possiamo anche perdere questa opportunità.